L'ultimo commosso e composto saluto a Chiara Pappalardo nella sua parrocchia di San Martino a Cinisello Balsamo. Nessuno è voluto mancare le esequie della ragazza quindicenne che ha perso la vita venerdì in un tragico incidente in montagna mentre era in gita con il gruppo scout cittadino. Non parlano gli amici, i compagni di scuola e degli scout, addolorati e stretti nell'abbraccio ai genitori che hanno voluto che Chiara indossasse la divisa da scout che amava. Ho visto un dolore forte, chiaramente lacerante, ma dignitoso insieme, questa vivere dentro la gioia della figlia, vivere dentro questi ultimi anni in cui la figlia Chiara si era appassionata al mondo degli scout, la viveva con intensità e quindi loro contenti della felicità della figlia e contenti di aver fatto appunto questo cammino insieme alla figlia nel mondo degli scout. All'inizio dei funerali, lontano dalle telecamere, il vicario episcopale di zona, Monsignor Cresseri, ha invitato a pregare, dopo aver assicurato la vicinanza dell'arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, alla famiglia Pappalardo. Chiara, ha detto nell'omelia Don Giulio Cazzaniga, che per anni ha seguito gli scout di Cinisello, non è una notizia di cronaca, ma una presenza buona e una sorgente di felicità che sta vivendo la sua Pasqua e che nella strada dello scautismo è diventata sicura, saggia e altruista.